Il team Artoni, al suo debutto, ha ottenuto un magnifico terzo posto nella classifica a squadre della prima edizione dell'International Classic Car Challenge Terre di Canossa. Nella gara di regolarità classica per auto storiche fino al 1975 a partecipazione internazionale, che già alla prima edizione ha ricevuto l'ambitissimo titolo di grande evento dalla XAI, l'autorità sportiva nazionale per l'automobilismo, i tre equipaggi Artoni sono stati ammiratissimi. Fin dalle prime ore della gara, che si è snodata tra Reggio Emilia e La Spezia nel corso di quattro intense giornate, con ritorno a Reggio Emilia, le tre vetture, un MG rossa, un MG bianca e una Triumph Spitfire verde, hanno composto un originalissimo tricolore nazionale per sottolineare, nella città che ha visto nascere il vessino nazionale, il 150esimo dell'Unità d'Italia. I sei piloti del team Artoni, Derek Kemp, Phil Audrey, Marco Chiari, Vittorio Capozzi, Bruno Gheda e Gabriele Gheda, hanno concluso brillantemente la gara. Due dei tre equipaggi Artoni si sono classificati tra i primi 30 che hanno tagliato il traguardo dopo 61 prove a cronometro, 48 prove in linea, di cui 20 sotto i 300 metri e 13 prove in aree private. Artoni ha sostenuto anche l'organizzazione della manifestazione come sponsor e non poteva mancare un passaggio da Guastalla, dove l'azienda è nata nel 1933.